Sopravvivenza per terra, per aria, per mare, mercoledì 15 giugno al Parco Natura Viva ai ragazzi dai 6 ai 18 anni è riservata una giornata alla scoperta delle abilità innate degli animali, ma anche dell'uomo. Gli alpini, paracadutisti, ranger, insegneranno come cavarsela negli ambienti naturali più difficili. Come cavarsela da soli, in mezzo alla natura selvaggia, attraversando fiumi, foreste, montagne nevate o cieli in tempesta? Lo sa bene il leopardo delle nevi, che oggi resiste sugli altipiani dell'Asia centrale con 4.000 esemplari sull'orlo dell'estinzione. Sanno bene come cavarsela anche gli alpini paracadutisti ranger del 4° reggimento dell'esercito italiano di stanza a Verona, accostamento di straordinarie affinità per i protagonisti di una giornata fuori dagli schemi al Parco Natura Viva, dove, mappa dell'esploratore alla mano, si potranno conquistare i distintivi sotto gli occhi attenti dei ranger. Comandante, le era mai capitato di essere paragonato al leopardo delle nevi? No, non era mai capitato, però forse era giusto che capitasse, che ci fosse questa un'occasione nella quale abbinare un animale così particolare, che vive e sopravvive in un ambiente così particolare, a un'unità come la nostra, altrettanto particolare. I ranger verranno a dimostrare anche ai ragazzi che vengono al parco come ci si può muovere in un ambiente senza intanto lasciare tracce, quindi con un rispetto assoluto dell'ambiente. E nello stesso tempo sfruttando tutte quelle che sono le cognizioni che noi oggi abbiamo, quindi la possibilità di vedere di notte, per esempio, attraverso gli infrarossi, la possibilità di capire il mimetismo che cos'è. Ultrasuoni come pipistrelli e cetacei, arrampicate verticali come mufloni, le picchiate del falco pellegrino sulla preda che supera i 250 km orari, la capacità di orientamento come l'ibis eremita. L'avventura inizierà al checkpoint, dove sarà possibile toccare con mano paracadute, protezioni e occhiali speciali. Nudane e Samira, la coppia di leopardi delle nevi che vive al parco, sarà ambasciatrice dell'evento. Ma l'obiettivo onestamente è quello di stimolare nei ragazzi, tutti quelli che parteciperanno alla giornata, delle riflessioni o della curiosità nel vedere quante cose, quanti adattamenti, soluzioni adottate dagli animali siano di fatto replicabili anche da chi fa il nostro lavoro. Altro obiettivo da raggiungere con parte del ricavato della giornata che sarà destinato al progetto Snow Leopard Trust in Asia. L'appuntamento è per mercoledì 15 giugno. La pagina del